Il vero cristianesimo non è forse darsi di più piuttosto che dare il di più? Se dare includesse anche il tuo tempo, il tuo conforto, il tuo incoraggiamento, cosa succederebbe? Quando doni, una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione: amare e supportare chi ci sta a fianco. Quest'anno esserci è l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Yes! Allora, noi oggi parleremo di un tema caro al mio cuore, perché parleremo anche di preghiera. Il titolo di questa predica è Le chiavi del regno e la preghiera. Amen? Le chiavi del regno e la preghiera. Chi ha già avuto dei mazzi di chiavi in mano dove non hai, non sei come quelli organizzati che hanno tutti i colori, tipo no, quella non sono io, ci ho provato una volta ma mi si è rotto tutto. Sai che c'è uno che dice verde, giallo. Chi ha a volte delle chiavi che provi tutte le chiavi fino a trovare quella giusta? Provi una, poi non è quella, poi non è quella, poi ci provi, stai 3 ore a provare le chiavi. Io per esempio ho una porta a casa mia grande che ha una chiave così. E una volta mia madre era venuta a trovarmi e dico, mamma, qua ci sono le chiavi di casa, e lei ha chiamato dicendo, non posso entrare in casa, ti sei dimenticata di darmi la chiave della porta principale. Ci ho provato tutte, l'unica che non aveva provato era una così, perché è impossibile che una così apra una porta così, la porta più grande, ed era quella. Quindi a volte noi abbiamo delle chiavi e non riconosciamo, o chi ha mai avuto delle chiavi a casa che non sa a cosa serve? Che ha guardato e ha detto, ma di chi sono queste chiavi? Ti è mai capitato di avere delle chiavi e di dire, ma sarà di qualcuno? Poi chiedi in giro, dici a Life, qualcuno ha dimenticato le chiavi? E la decidi, no. Poi tu guardi e cerchi e dici, ma proviamo nelle porte di casa, e non entra, e non è quella, e non è quella, e non è quella, e a un certo punto cosa fai? Beh, le butti, dici, non servono a nulla, cosa sto qui? Io ho già tenuto delle chiavi per anni dicendo, sarà di qualcuno, non era di nessuno. Piuttosto sarà provando ad aprire tutte le porte, a un certo punto dice, non serve a nulla. A volte noi abbiamo delle chiavi anche, che ci dimentichiamo che sono lì, e poi guardi e dici, ah, erano qua queste chiavi, ci avevo chiusa quella porta, la cassetta della posta da anni che non trovavo le chiavi, ho trovato le chiavi, finalmente posso aprire la cassetta. Le chiavi servono ad aprire, ma se noi non sappiamo qual è la chiave giusta, rischia che magari abbiamo la chiave giusta a casa e non la utilizziamo perché o non abbiamo provato, non sappiamo a cosa serva, sì o no? Esatto, quindi oggi io parlerò di colui che è il detentore delle chiavi che aprono il cielo. Amen? Sei pronto? Una volta mi ha raccontato una barzelletta, sai che in Italia si dice molto, insomma, per alcuni motivi che poi vi spiego, che Pietro, San Pietro, le chiavi del cielo, no? E quindi dicono che è morto un tipo, insomma, sta per andare in cielo, e allora lui arriva, bussa, non apre nessuno, dice scusa ma io sono venuto in cielo, mi hanno detto che dovevo venire in cielo, che io venivo. Allora inizia a bussare, bussa in tutte le porte, inizia a chiamare, Pietro, Pietro, sei lì, aprimi sta porta del cielo, Pietro, Pietro, bussa, bussa. E senti uno che guarda così, senti è passato un certo Lutero, ha cambiato tutte le chiavi. Insomma, ci vuole un po' di intelligenza teologica per capire che cos'è, ma adesso io ti spiegherò, tu che non hai riso, tra un po' io ti spiegherò cos'è questa barzelletta. Allora, veniamo qua all'Apocalisse, capitolo 3, verso 7, dice così, all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha le chiavi di Davide, colui che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre. Di chi sta parlando?
Sta parlando di Gesù e dice: lui ha le chiavi di Davide. E che sono le chiavi di Davide? Cioè, okay, Davide è passato da Gesù e ha detto: senti Gesù, ti appoggio con le chiavi, se hai bisogno me le usi. È come dire, c'ho le chiavi di Valeria. E uno dice: a cosa serve le chiavi di Valeria, secondo voi? Per aprire la casa di Valeria, giusto? Le chiavi di Davide, dove noi troviamo? Noi sappiamo che questo passaggio è preso da un passaggio in Isaia, cioè viene riportato un passaggio del libro di Isaia nel libro dell'Apocalisse, ve lo ricordate? Solo una persona si ricorda, ottimo. Isaia 22:20, leggiamolo insieme. In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chilchia, lo vestirò della tua tunica, gli allaccerò la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla le chiavi della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Quindi, ispirato a questo passaggio, viene detto che Gesù è questa persona che ha le chiavi di Davide. Allora, qua è una profezia di Dio dicendo che il re che si comporta male, lui avrebbe spostato e avrebbe messo invece al suo posto Eliakim, figlio di Chelchia, e gli avrebbe dato, metterò sulle tue spalle, le chiavi di casa di Davide. Uno dice: ma questo Davide lascia le chiavi di casa in giro a tutti? E a Chelchia, e a Eli, com'è? Cos'era? Chi erano queste persone che avevano le chiavi? Allora, Davide, re di Israele, re più conosciuto, più famoso, avere le chiavi di Davide. Chi è che aveva le chiavi? In genere era il gran visiri, un palazzo. Quando il gran visiri era colui che decideva chi sarebbe entrato alla presenza del re e chi non sarebbe entrato alla presenza del re. Voi vi ricordate anche ai tempi di Salomone che una delle funzioni del re era amministrare la giustizia. Vi ricordate le due donne che vengono davanti al re Salomone dicendo: ah guarda, il mio bambino è nato morto, no il bambino è mio, no il bambino è tuo, che poi Salomone, pieno di saggezza, deciderà la questione. La persona che decideva chi poteva entrare nel palazzo e chi non poteva entrare alla presenza del re era il detentore delle chiavi. E parlando le chiavi di Davide vuol dire la persona che ha accesso al trono del re. Solo la persona che aveva le chiavi di Davide ha accesso. Qua è per confermare che Gesù è l'unico che ha accesso, è l'unico che ci può far andare dal Padre o non andare dal Padre. Quando lui dice tu puoi andare, tu puoi andare. Quando lui dice tu non puoi andare, tu non puoi andare. Amen? Gesù è l'unica via che porta al Padre. Questo viene a confermare il veritiero, colui che ha le chiavi di Davide, cioè le chiavi che portano al re. È l'unico che ha le chiavi che portano al re, che ti fanno entrare in udienza con il re o meno. Amen! La Bibbia parla ancora di altre chiavi che Gesù ha in mano. In Apocalisse capitolo 1 verso 18 dice: e il vivente, nella visione che Giovanni sta vedendo di Gesù, dice: e il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Sta parlando di Gesù. Amen. E tengo le chiavi della morte e dell'Hades. È un altro modo per dire che Gesù è l'unico che ha le chiavi della morte e dell'Hades. Quindi ha le chiavi per farti accedere davanti a Dio, può farti entrare o no. Se lui chiude nessuno potrà entrare, se lui apre nessuno può. E ha anche le chiavi dell'Hades e della morte. L'Hades era dove andavano le persone, il soggiorno dei morti. Vedete che quando Gesù parla poi a Pietro, quando lui dice che la sua chiesa, le porte dell'Hades non avranno autorità sopra la sua chiesa, perché lui è il detentore della chiave. Ed è Gesù che sta dicendo: io non permetterò mai, io sono l'unico che potrei aprire le chiavi, sono l'unico che l'inferno, che potrei aprire le chiavi dell'inferno, ma io non permetterò mai all'inferno di sopraffare la mia chiesa
Amen. Quindi è per questo che dice: le porte dell'inferno non avranno autorità. Guardiamo qua in Matteo, capitolo 16, dal 18 al 19. Cosa sta succedendo qua? Qua sta succedendo che Gesù chiede a loro e dice: ragazzi, chi la gente dice che io sia? Sapete che ognuno dice, guarda, vanno in giro e dicono che sei un profeta, altri dicono che sei Elia, altri dicono che sei questo piuttosto che quell'altro. Poi arriva Pietro e dice: tu sei il Messia, tu sei Cristo. La stessa parola, Messia è unto in ebraico, Christos in greco. Tu sei l'unto di Dio, cioè la persona che Dio ha separato per salvarci. E vi ricordate, sapete, no, il carattere di Pietro che si avventava, faceva, a volte andava nella carne, ma in questo momento cosa gli dice Gesù? Gli dice: Pietro, non sei tu che hai detto questo. Stava dicendo, non è roba tua. Tu non potevi dire una cosa così. Non è né carne né sangue che ti ha rivelato questo. Sta dicendo: Pietro, questo non è umano. Chiunque abbia questa rivelazione, è una rivelazione che viene da Dio. Dice: è impossibile che umanamente tu possa avere questa convinzione che io sono il Messia. Né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, è una rivelazione del Padre mio. E quando finisce di dire questo, noi ci troviamo in questo passaggio dove dice: e anch'io ti dico, tu sei Pietro, è un gioco di parola, Petrus, una roccia, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cioè, tu sei un uomo forte, una roccia, ma su questa rivelazione che hai avuto, quale? Tu sei Cristo, figlio di Dio, su questa rivelazione io creerò la mia chiesa. Alcuni hanno pensato che questa era una rivelazione messa sopra una persona. Invece sta dicendo no, chiunque avrà questa rivelazione. Perché noi sappiamo che Pietro sapeva che non era lui la pietra della chiesa? Che la pietra è Gesù. E proprio nella lettera di Pietro, Pietro dirà: noi tutti siamo pietre viventi dell'edificio di Dio. E questa parola in greco è la stessa parola che Gesù usa qua. Quindi lui ha capito che la chiesa di Gesù era fondata su questa rivelazione. Quale? Una rivelazione che viene dal cielo, che umanamente non puoi comprendere, è lo Spirito Santo che convince il tuo spirito e capisce che Gesù è l'unica via, è la salvezza di Dio per il mondo. Per questo dice: Pietro, non sei stato tu a dire questo, con tutto l'amore che aveva per Pietro, però guardate, ha detto: impossibile una roba così che venga da te, non sei in grado, non è in grado nessuno di dire Gesù è il Signore se no per lo Spirito di Dio. Voi sapete che quando una persona è indemoniata, che ha dei demoni, che in questo momento ha una manifestazione demoniaca, che quindi sono i demoni che stanno prendendo possesso di quell'area della vita della persona che grida, urla e ha bisogno di una liberazione. Voi sapete che quella persona sotto dominio del diavolo non riesce a dire che Gesù è Cristo, neanche che Gesù è il Signore? Appena tu guardi la persona e gli dici guardami, e gli dice ripeti con me, tu vedrai se farai mai una liberazione, e spero che lo fai. Tra un po' verrà un pastore anche super forte in questo a insegnarci di più, e vedrai che la persona non riesci. Fa così, forse la persona vuole, c'è una parte della persona dove ancora lei ha un dominio, perché se lei fosse posseduta pienamente non ha dominio di niente. Quindi c'è una parte della persona che dice, vuole dire, non riesce a dirlo, perché per poter dire Gesù Cristo è il Signore, l'unto di Dio, hai bisogno dello Spirito di Dio dentro di te per fare questo. Hai bisogno di qualcosa del cielo, di quanto è grande questa rivelazione. Amen? Però al di là di questa parentesi, non è il mio point, guarda cosa dice: anch'io ti dico tu sei Pietro, su questa pietra, su questa rivelazione io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Chi è che aveva le chiavi di quelle porte? Dice: io ho le chiavi delle porte dell'Hades e ti dico, le porte dell'Hades non potranno vincere la mia chiesa, perché io ho le chiavi e le chiavi saranno chiuse per la mia chiesa. Le porte dell'inferno, oggi noi abbiamo durante questo periodo una mostra di Rodin, tra l'altro non finita, famosa a Roma, che si chiamano Le porte dell'inferno davanti al nostro Senato. Può anche influenzare il Senato, ma non la Chiesa di Gesù. Le porte dell'inferno non hanno potere sulla Chiesa di Gesù, non potranno mai avere potenza sulla Chiesa di Gesù.
Quindi possono, il governo sta aprendo delle porte gigantesche perché il diavolo entri nella nazione, nel governo, ma non nella Chiesa. Le porte dell'inferno non avranno, Gesù ha tenuto quelle porte chiuse, non hanno potere sulla Chiesa. Passerà il tempo, succederà di tutto, possono perseguitarci, possono cercare di ucciderci. Quanto più cercheranno, più noi cresceremo perché le porte dell'inferno non avranno il potere su di noi. Possono arrivare dottrine, possono dire la Chiesa in casa, possono inventare tutto quello che vogliono. La Chiesa di Gesù rimarrà fino al giorno di Cristo, finché Lui verrà a prendere la sua Chiesa. La Chiesa rimarrà sulla terra, è una garanzia, perché Lui ha le chiavi e Lui non apre l'Ades per la sua Chiesa. Amen. Lui stesso lo ha detto, le porte dell'inferno non prevarranno. E continua e dice così: e io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Allora, le chiavi di Davide, le chiavi del regno dei cieli sono la stessa cosa. Quindi Gesù sta dicendo, io Pietro, e questo è esteso a chiunque abbia la stessa rivelazione, Gesù è Cristo, ti do le chiavi, io ho le chiavi e io te li do. E ti dico che quello che tu aprirai rimarrà aperto e quello che tu chiuderai rimarrà chiuso. Vedete, questa persona, il gran visir, era quello che diceva, puoi entrare. Se diceva, non entra alla presenza del re, tu non entravi. E quindi sta dicendo, io ti sto dando il potere di portare la gente alla mia presenza e ti sto dando il potere sul regno, perché le chiavi del regno, il regno è un luogo dove c'è un re. E lui sta dicendo, tu avrai queste chiavi, tu puoi avere, noi possiamo avere, chiunque abbia avuto una rivelazione di Gesù come Cristo. È da qua che viene l'idea che Pietro ha le chiavi del cielo, per questo che ho fatto la barzelletta, adesso la puoi capire. Perché quando è venuto Lutero, la Chiesa Cattolica per molti anni ha predicato che questo era una funzione papale, cioè è il Papa che ha questo, per questo che i sacerdoti perdonano i peccati. Il Papa ha deciso, quello che il Papa decide è deciso. Se il Papa dice una cosa è così, se il Papa dice che non lo è, non è così. Ma arriva Lutero e dice, analizzando questo gioco di parole, noi comprendiamo che Gesù stava dicendo che era la rivelazione di Pietro su questa pietra, su quella rivelazione, cioè Gesù è la pietra angolare. Dice la Bibbia stessa, lui è la pietra angolare, cioè lui è la pietra principale. Quindi non può fondare la sua chiesa su una persona fallibile. Ha fondato la sua chiesa su se stesso e sulla rivelazione che le persone fallibili hanno di lui. Quella rivelazione che non la puoi neanche avere se Dio non ti aiuta ad avere, di quanto è una grande rivelazione. Amen? Per questo non possiamo preoccuparci con le persone quando loro non capiscono. Tu dici, non vedi, guarda Dio quello che ha fatto nella mia vita. Se una persona non è convinta dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che convince il nostro cuore di peccato, quella persona non riuscirà a dire Gesù è il Signore. Ci vuole il cielo perché tu possa comprendere le cose del cielo, ci vuole lo Spirito Santo perché tu comprenda le cose di Dio. Per questo che molte persone non comprendono ancora le cose di Dio finché non accettano Gesù. Amen? E quindi dice Pietro, ti voglio dare queste chiavi, e dice quello che legherai sarà legato e tutto quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto. E quello che Lutero dice, questa è la chiamata di ogni cristiano che ha la rivelazione che Gesù Cristo è l'unto di Dio attraverso lo Spirito Santo. Ha il potere di legare e di slegare. Legare e slegare vuol dire proibire o permettere. Ricorda il gran visir, puoi entrare alla presenza del re, non puoi entrare alla presenza del re, puoi entrare nel regno dei cieli. Noi siamo coloro che predicano il Vangelo, quindi noi siamo coloro che stanno dicendo sei libero in Cristo Gesù per entrare. Ma questo si stende anche nel nostro modo di pregare, e questa è una chiave che devi avere, la chiave di aprire e di chiudere, di permettere, di proibire che una cosa venga vicino a te. Invece noi siamo così, ai, che tristezza, in Italia sta succedendo questo. No, tu devi incominciare a dire, io proibisco questa legge, io proibisco questa cosa, io ho l'autorità nel nome di Gesù, e inizierai a legiferare sulla terra e a dire, io non accetto questa cosa, io non voglio questo a casa mia, io non accetto quell'altro. Amen.
proprio ultimamente c'era una nostra amica, era anche al primo gospel, che in tutto il suo palazzo era pieno di prostitute. Tutto, tranne dove viveva lei e sua suocera, le prostitute ricevevano la gente. Lei diceva, io non accetto questo, la casa dove vivo non sarà piena di prostitute. Ha pregato, hanno predicato, non è che vogliamo assolutamente che le persone siano salvate, ma lei ha detto, non nel palazzo dove vivo io. Ha pregato per anni, all'inizio sembra di no, ma poi tutto è cambiato, oggi non c'è più neanche una persona, zero, perché ha detto dove vivo io è proibita la prostituzione, io sono figlio di Dio, amen. Invece noi, io credo che Dio ci veda in un modo migliore di quanto noi ci vediamo, perché noi ci vediamo sempre poveretti, ce la facciamo, e il diavolo adora che tu abbia una visione così di te. Lui ama, dice, guarda, non capisce niente, soffre, pensa di non essere nessuno. È un principe che cammina, che ha autorità e non la usa, perché pensa di essere povero e non un principe. E Dio dice, quello che legherai è legato, inizia a proibire. Ho fatto tante volte, vi ho raccontato tante storie, di dire, io non accetto questa cosa. Quando io facevo il liceo, io avevo un professore di storia, che lui era completamente ateo, e tutte le volte che raccontava qualcosa di storia in classe, lui denegriva il nome di Dio, la fede, Dio non esiste. Quello che non devi fare un professore, perché un professore di storia deve insegnare storia, mentre oggi in tutto il mondo loro usano la cattedra per parlare di politica, del loro pensiero di politica. E io sono andata una volta a dire a questo professore che non accettavo questo, perché lui non era lì per fare questo. E lui se ne è fregato. Io gli ho detto, bene, allora io pregherò che lei sia spostato. Sarà anche il lavoro migliore della sua vita, ma in questa scuola io pregherò e lei non verrà più. Ovviamente non ci ha creduto e io ho cominciato ogni giorno, Signore spostalo, io non voglio il suo male, dagli lavoro della sua vita, qualsiasi cosa abbia sognato, apri le porte, io non accetto che venga qui mentre io sto predicando il Vangelo ai miei compagni e che ogni volta questa persona venga a predicare il contrario, mandalo via, realizza il suo sogno, in Nova Papua, dove sarà? E passano 3 settimane, solo 3 settimane, e lui dice, vi voglio annunciare che questa è la mia ultima lezione, ho sempre sognato di scrivere, ho trovato una casa editrice che mi promuove, no, mi darò la scrittura e non faccio più professore. E io applaudivo, bravo! E applaudivo il mio Dio che l'ha spostato, perché io ho decretato che nella scuola dove ero io non ci sarebbe stata una persona predicando tutto il contrario di quello che io predicavo ai miei compagni. Amen. Noi dobbiamo essere queste persone. La Bibbia dice dai tempi di Giovanni Battista, i violenti si impadroniscono del regno di Dio. E non sta parlando di una violenza di fede, sta parlando di una fede pienamente che va a prendere, che decreta, che credi, che lega, che slega, che proibisci. Tu devi incominciare a guardare una cosa di Dio, proibisco questo nella mia nazione, io non accetto questo. Quando la Chiesa di Gesù si alzerà con la capacità, l'autorità e l'identità che ha, noi facciamo la differenza dove siamo. Amen. Invece noi siamo così... Che brutta sta vita, la gente è brutta, il governo. E imponi le mani su quella televisione, quando la vedi inizia a pregare per il governo, inizia a decretare che cadano tutte le persone che si innalzano per distruggere la famiglia, che si innalzano per distruggere la legge di Dio, che si innalzano per proibire la fede, che nel nome di Gesù Cristo siano spostate da questo posto. Iniziamo ad aprire la nostra bocca, perché noi abbiamo delle chiavi per impiantare il regno di Dio sulla terra. Regno, parola malcutà, parola che vuol dire governo di Dio. Lui stava dicendo, Pietro, ti sto dando le chiavi per governare. Pietro, sto facendo di te un governatore del regno dei cieli. E Dio vuole fare di te un governatore del regno dei cieli. Prendi posizione. Questa è una delle chiavi che ci aiutano a cambiare le cose in preghiera. Quando noi parliamo di preghiera, molte volte pensiamo, vabbè, bisogna pregare. Uffa. Invece la preghiera è un'arma meravigliosa che Dio ci ha dato per cambiare la storia. La preghiera, avete notato come la preghiera cambia l'ambiente? A volte noi stiamo cantando, tu sei arrivato... che sei arrabbiato col mondo, non ti piace niente, poi inizia la lode e tutti quei sentimenti, volevi ammazzare qualcuno, sei venuto qua pronto col Kalashnikov, e inizia la preghiera e lo Spirito Santo inizia a portare via queste cose da te.
E noi entriamo e c'è un clima carino, c'è la musica, ma poi ci sono dei momenti dove noi stiamo pregando che c'è un momento profetico. Tu inizi a sentire qualcosa che non è naturale. Tu inizi a andare in un altro livello, un'altra dimensione spirituale. Tu sei lì in un altro luogo dove gli angeli di Dio sono lì. Il tuo spirito è diverso. A volte sei toccato in delle cose dentro di te che neanche pensavi di avere. Perché? Perché la preghiera cambia le circostanze attorno a noi, la preghiera cambia il clima spirituale. Se stai litigando troppo a casa tua, lode a manetta, preghiera, inizia a cambiare clima spirituale attorno a te. Amen. E la preghiera, a volte uno pensa preghiera e pensa che devi stare là a ripetere solo delle cose, che è una cosa noiosa. No, comunione con Dio, decreti, proclamazione, usando la nostra autorità per cambiare la storia. Amen. Gesù qua in Luca 18, dall'1 all'8, dice così. Proposero loro ancora una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Dite com'è? Ha parlato solo per farci capire che dovevamo pregare sempre e non stancarci. Cioè Gesù sta raccontando una storia solo per dirti: ti voglio insegnare che devi pregare sempre e non ti devi stancare. Ti voglio insegnare che devi pregare sempre e non stancarti. Ti voglio insegnare che devi pregare sempre e non stancarti. Perché c'è l'aggiunta del non stancarti? Perché a volte ci stanchiamo. A volte essere lì. Perché è impegnativo essere la presenza di Dio? Perché uno dice, che strano, quando voglio prendere il gelato non ho questa lotta. Invece dico, vado a pregare. E non lo so, mi viene da fare mille cose, dico devo pregare però non prego, devo pregare però aspetta che prima faccio questo, devo pregare no, aspetta che faccio questo. Come mai c'è questa lotta? Uno dice esco con un amico e esco con un vado con l'amico, devo pregare, oddio, devo pregare. Perché? Perché esiste una lotta spirituale, il diavolo sa che quando tu preghi il cielo cambia la tua vita e non vuole che il cielo cambi la tua vita. Il tuo amico può essere una delizia ma non cambia la tua vita, il gelato nemmeno, casomai ti dà qualche chilo in più ma non cambia. E quindi è molto importante, cambia il clima. Una famiglia che prega è una famiglia che crea e genera un clima spirituale diverso. Una coppia che prega insieme è una coppia che genera un clima spirituale diverso, un clima di unità, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è l'unità e c'è libertà. È per questo che il diavolo farà di tutto, perché le coppie non pregano insieme, perché i genitori non pregano con i figli, perché gli amici non pregano insieme, ci vediamo, parliamo di tutto, tranne che stare alla presenza di Dio, che è quello che cambia tutte le cose. E dice, voglio raccontarti una storia perché tu capisca che devi pregare e non stancarti. A volte ci stanchiamo, sì, a volte ci stanchiamo, ma lui dice, non importa che ti stanchi, fai lo stesso. Chi è che si alza tutte le mattine quando ci sono meno 2 gradi a Milano col cielo grigio e dice che bello, vado a lavorare tutto il giorno? O non ti vieni voglia, soprattutto quando c'è la pioggia, di dire che bello se potessi stare a casa, vedevo un filmino, un popcorn dietro così, che delizia, se potessi stare a casa. Non ti viene in quei giorni? Però non vai lo stesso a lavorare? Sì o no? Sai perché vai a lavorare? Perché se no ti mandano via e non hai i soldi alla fine del mese, giusto? Perché se fosse solo un volontariato probabilmente avresti detto di no. Ma vai perché dice, cioè, ho bisogno di soldi, quindi vado. La Bibbia dice in Ebrei 11:6, chiunque si accosta a lui devi credere che egli è, che egli esiste, ricompensa coloro che lo cercano. Ricordati che ogni volta che tu farai un passo verso di Dio, qualsiasi cosa per cercarlo, lui sarà lì. Molto più di quello che puoi immaginare. Lui darà molto di più di quello che immaginiamo o pensiamo per la potenza che opera in noi. Molto di più. C'è la ricompensa. Allora, a volte noi non abbiamo voglia di fare le cose, quindi prega anche senza voglia. A volte avrai voglia, a volte non avrai voglia. A volte io ho zero voglia, cammino. Quando non ho voglia esco di casa e cammino. Sai che ci sono delle volte che vai a pregare e ti viene in mente di tutto. Ci sono altre volte dove dice non vedo l'ora di stare alla presenza di Dio, ma non è guidato dai tuoi sentimenti, perché tu sai che devi pregare sempre, è importante che io sia sempre in comunione con Dio. Non è per conquistare Dio, è perché Dio ci ha conquistato che noi facciamo questo. Amen. Allora, questo passaggio viene tradotto in 2 modi. Uno viene tradotto, proposi loro una parola facendo vedere i discepoli che dovevano pregare. Ma non è la traduzione corretta. La traduzione corretta è, propose loro una parola perché capissero che
tutti gli uomini devono pregare. E su questa parola, su tutti gli uomini devono pregare, Spurgeon, che è un famosissimo riformatore della Chiesa, ci ha fatto uno dei suoi più bei sermoni della storia. L'avete mai letto? Tutti gli uomini devono pregare? E lui incomincia dicendo: tutti sono tutti, non importa, sei credente o non credente, prega, sei bianco, verde, giallo, prega, sei alto o basso, prega lo stesso, sei triste o felice, prega lo stesso, prega sempre perché è questo che apre le porte del cielo. Prega comunque tu sia, prega se sei peccatore, prega se non lo sei, prega se sei ansiotico anche se non lo sei, prega se hai voglia anche se non hai, prega anche se fai schifo e prega anche se non lo fai. L'importante è che tu preghi sempre perché la preghiera aprirà tutte le porte. Amen, è uno dei sermoni più belli, dura un sacco, lui continua a parlare di tutti i tipi di persone dicendo prega comunque, tutti gli uomini devono pregare, tutti gli uomini, sta dicendo Dio ci ha dato una chiave, perché qua lui dice, propose loro questa parabola per mostrare che dovevano, non sta dando una scelta, dice dovevano, devono, è importante, non sta dicendo per farti vedere che magari se, dice devi, è importante, qua lui in questo devi, tutti gli uomini, lui racconta di questa donna, leggiamo insieme, una certa città, un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno, dite com'è, non temeva Dio, non rispettava nessuno. E in quella città vi era anche una vedova, la quale andava da lui e diceva, rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa, noi avremmo detto le scatole. Il Signore disse, ascoltate quel che dice il giudice ingiusto, Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che gridano, che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti, io vi dico che vi renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra. E qua Gesù mette fede e preghiera insieme. Lui dice, una persona che insiste, una persona che prega sempre è una persona che ha fede. E qua è una misura per vedere se tu hai fede. Una persona che prega, cerca Dio, ha tempo con Dio, non vede l'ora di venire all'intercessione, al digiuno, alla chiesa, è una persona che ha fede. Perché la fede, chi ha fede in genere è una persona che prega. È matematico, non esiste una persona con grande fede che non sia una persona di grande preghiera. Se poi trovi delle persone che non pregano mai, probabilmente anche la fede di quella persona non cammina, perché lui dice troverò fede sulla terra, e lui dice che fede questa insistenza di questa vedova che andava da questo giudice, che non temeva Dio, non gli fregava niente di nessuno, ma solo per non essere importunato lui ha risposto. E qua dice, Dio che è buono, che è meraviglioso, che ama i suoi figli, se quello che non gli frega niente di nessuno ha risposto, vuoi che Dio non ascolti i suoi figli che gridano a lui giorno e notte? E sta dicendo, ti sto raccontando questa storia per dirti quanto sia importante che tu preghi sempre, per dirti che devi pregare sempre, dite com'è sempre, sempre. Sempre, sempre vuol dire di giorno, di notte, quando sei in bagno, quando sei sotto la doccia, quando cammini, quando vai per la strada, quando parli con i figli, sempre, sempre vuol dire quando fa freddo, quando fa caldo, quando non fa, quando hai voglia, quando non hai voglia, quando ti alzi, quando ti siedi, quando vai a letto, sta parlando di una comunione continua con Dio e sta dicendo che chi ha una comunione continua con Dio, lui che è buono e sente la nostra richiesta giorno e notte, prontamente, qua dice, Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte, tarderà nei loro confronti, io vi dico che renderà giustizia con prontezza, vuol dire veloce, veloce. E sta dicendo che la giustizia, a quello che tu dici, a quello che tu chiedi, non sta parlando solo di una persona che è in una situazione ingiusta e che ha bisogno di giustizia. Sta dicendo che farà giustizia a quello che chiedi, perché tu sei lì. Ma io faccio questo per conquistare Dio. Certo che no, io faccio questo perché sono stato conquistato da Dio. E questa è la differenza.
E io so e mi accosto a Lui e credo che Egli è ricompensa. La preghiera è qualcosa che cambia tutto nella nostra vita. Guarda, puoi fare scuola biblica, teologia, leggere 2000 libri, frequentare i migliori della terra. Se tu non sei una persona di preghiera, la tua vita non cambierà. È il rapporto con Dio che cambia ogni cosa nella nostra vita e nella nostra esistenza. Io vorrei infilarvelo dentro questa cosa. Perché se tu hai un rapporto con Dio, tu sarai per forza una persona che vince, una persona che cammina in alto, una propria forza, perché chi cammina con Dio cammina lì, sei un'altra completa dimensione, hai il cuore sulla terra ma cammini in cielo, hai il cuore lì, nel terzo cielo dove sono Dio, i suoi angeli, eccetera. Amen. È molto importante, è più importante di qualsiasi cosa la tua comunione, la tua preghiera. Allora qua Lui ci dà anche alcune dritte nella parola di Dio, alcune chiavi della preghiera. Quindi abbiamo visto una delle chiavi è legare e slegare. L'altra chiave è pregare sempre, con insistenza, fermi, continui. Se io prego, fino a quando devo smettere di pregare? Secondo voi, dopo che Lui ha detto ti faccio giustizia, lei il giorno dopo era davanti a porta di casa sua? No, sarebbe venuta per un'altra cosa, quello era risolto, giusto? Quindi se io sto pregando per qualcosa o per qualcuno, ci sono due modi: o smetto quando ho ricevuto, prego per la conversione di mia zia, si è convertita, adesso prego perché cresca, non prego più per la sua conversione. Oppure quando io ho ricevuto per fede, voi capirete che in chiesa noi diciamo per fede ho già questa cosa. Per fede è quando Dio ti dà una convinzione che anche se fuori tu ancora non hai visto quella cosa, tu hai la convinzione che Dio ti ha già risposto. E quando hai la convinzione che Dio ti ha già risposto, tu cammini in quello che noi chiamiamo riposo. Se ti domandano, tu dici, no, succederà proprio così. Io lo so perché Dio me l'ha detto, Dio mi ha parlato, io sono certa che sarà così. In questi ultimi giorni è morto un eroe della fede, Yonggi Cho. L'avete conosciuto? Un uomo, una delle chiese più grandi del mondo, coreano. Chi ha mai letto il suo libro? La quarta dimensione. Se non l'hai mai letto, è un caut. Devi leggere, devi andare in libreria e tutti quei libri lì li leggi dopo, prendi la quarta dimensione. È veramente bello. Io mi ricordo quando lo stavo leggendo, ero nel comune di Milano, a un certo punto. Di quanta rivelazione c'è in quel libro. E se tu non conosci un po' la storia di Yonggi Cho, lui era un medico. E poi si è convertito, insomma aveva una malattia che stava per morire, una ragazza l'ha evangelizzato, lui non sa neanche chi sia, ma si è convertito, e poi è diventato un pastore. E lo mandano nel buco del mondo, cioè alla fine del mondo, in Corea, in un posto molto povero. Non come quelli che dicono voglio andare in missione, però prima devo avere i soldi da parte, poi devo investire lì, poi devo avere un gruzzolettino. No, quelli non andranno mai da nessuna parte, te lo dico io. Quando stai aspettando per servire Dio, aspettando di essere perfetto, di avere tutto organizzato, tu non lo farai. E quindi quando vuoi servire Dio, tu vai così come sei e sai che Dio provvederà e basta, perché se Lui ti ha chiamato, Lui provvederà, se no non ti ha chiamato. Allora lui va ed era così povero il posto e lui era così povero, poi è diventata una delle chiese più grandi del mondo, ricordiamoci, 1 milione di membri, aveva tutti gli imprenditori più ricchi della Corea, è finito quel tempo, ma Dio ha sempre un tempo dove dice vediamo quanto mi ami senza niente, perché a volte noi amiamo Dio perché vogliamo delle cose, dammi questo, fammi stare meglio, invece quando ami Dio perché ami Dio tutto cambia. E a volte lui ci lavora perché amiamo Dio prima di qualsiasi cosa. Lui racconta che doveva mangiare seduto per terra perché non aveva neanche un tavolino, aveva un misero mezzo letto. E doveva andare da un posto all'altro e dice, ma signore, ho bisogno almeno di una bicicletta. Allora lui dice, voglio parlare con te Dio, perché tu sai che ho bisogno di una bicicletta, ho bisogno di un tavolino, ho bisogno di altre cose. E la Bibbia dice che basta chiedere che tu dai, io chiedo e qua non arriva niente. E Dio gli ha detto, è vero che tu chiedi, ma io voglio che tu sia specifico. Lui è uno degli uomini che ha predicato di più sulla preghiera specifica nel mondo. Perché Dio gli ha detto, perché voglio che tu sia specifico? Perché così se qualcuno ti regala un tavolino, che dice, ah che carino, Pinco Pallo mi ha regalato un tavolino, sì avevo bisogno, sempre da Dio avevo bisogno. Ma io voglio che tu sappia che vieni dal cielo le cose, quindi voglio che sei specifico. Lui ha detto, allora voglio un tavolino di mogano cinese.
Allora voglio una bicicletta americana. E lui dice, in quell'epoca c'erano le cinesi e le coreane che si rompevano. Io avevo bisogno di una forte perché dovevo andare nei posti, insomma, doveva essere una bicicletta robusta. Allora voglio una bicicletta americana, americana la voglio. E lui dice che quando ha fatto questa preghiera, l'ha fatta con così tanta fede che ha detto, pregavo per tanto tempo per queste cose, mai più ho pregato. Ho avuto la certezza, anche se non era lì materialmente, che io avevo la mia bicicletta, il mio tavolino e un'altra cosa lì, che non mi ricordo che aveva bisogno, erano tre cose. Allora lui va a predicare in chiesa e dice a tutti, voglio dirvi che ho una bicicletta, ho un tavolino e che Dio ha già provveduto per me. E lui ha detto, non ero però preparato che i ragazzi alla fine mi dicessero, allora facci vedere questa bicicletta. E allora ha detto che quando esci tutti i ragazzi gli dicono, e facci vedere la bicicletta. E lui dice, come faccio a vedere la bicicletta? Allora dice che li porta nella sua camera e gli dice, vedete? E loro ridevano perché non vedevano niente, ovviamente. E lui vi dice, allora, quando voi siete venuti al mondo, voi siete venuti al mondo dopo quanto tempo? E loro hanno detto, dopo 9 mesi che la nostra madre ci teneva nella pancia. E dice, però c'era un seme nella pancia della vostra madre che cresceva. E lui ha detto, appunto, io ho già ricevuto il seme della bicicletta, il seme, io sono incinto di queste cose. Ed è lì dove il mondo l'ha preso in giro, perché il paese era così piccolo e lui dice che ha vissuto una vergogna incredibile, perché dice che la gente passava e gli toccava la pancia e diceva, come va la bicicletta? Come va il tavolino? Come si sentono? Sono cresciuti i tavolini? Quando escono? E lui dice, calma che escono. E da qua è nata questa cosa, infatti molti l'hanno riso e l'hanno preso in giro, sono incinto delle cose. Perché il modo come lui ha compreso, ha detto, io non so come dirti come questa cosa si materializzerà, ma io so che Dio me li ha già dati e stanno arrivando. Quindi quando tu ricevi questo, dopo 3 settimane, comunque gli è arrivato la bicicletta, era una bicicletta di seconda mano, di un missionario americano, lui non aveva detto che aveva chiesto americano, di un missionario americano che ha sentito nel cuore e lui sapeva che era Dio, perché lui aveva chiesto quella bicicletta e aveva il suo tavolino di mogano cinese, perché quando ha visto, ha riconosciuto la mano di Dio per i dettagli, Dio gli ha detto, chiedimi le cose con i dettagli che la tua fede crescerà. Ah, ma Dio non può, certo che può rispondere anche senza i dettagli, ma lui gli stava insegnando che per avere più fede, se lui toccava nei dettagli, allora sarebbe così perfetto che non poteva non essere Dio, che l'unico che in Corea poteva immaginare la bicicletta americana, che non ce l'aveva nessuno. Amen. Quindi quando tu preghi, sii specifico, perché questo fa crescere la tua fede. L'altra chiave che noi abbiamo nella parola di Dio è in 1 Giovanni 5, dal 14 al 15, dove dice, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Dite com'è, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Però che cosa c'è qua? Se chiediamo, sta dicendo, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà. Come facciamo a sapere qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è espressa nella sua parola. Dite com'è, la volontà di Dio è espressa nella sua parola. Allora non funzionerà mai che dico, Signore, voglio uccidere il mio vicino, che non lo sopporto più, perché Dio non vuole che il tuo vicino muoia e vada all'inferno senza conoscere Gesù. Piuttosto la tua preghiera dovrebbe essere, dammi la grazia di amare il mio vicino, di sopportarlo, di portargli una torta e di predicare il Vangelo. Allora Dio avrebbe ascoltato, poi magari sarebbe anche morto dopo. Sto scherzando. Perché è una preghiera in accordo con la volontà di Dio. Ama i tuoi nemici. Se tu pregherai, Dio aiutami ad amare questa persona che odio, è una preghiera in accordo con la volontà di Dio. Se tu preghi che non è in accordo con quello che Dio dice, non funziona. Ma per questo è molto importante, quando tu fai le tue preghiere, che tu preghi in accordo con la Bibbia. Signore, tu hai detto che se due di noi si accordano per domandare qualcosa sulla terra, questa preghiera è ascoltata. Quindi appena qualcuno ti dice prega per me, che preghiera fai?
quella che lui ha già fatto. Tu hai detto che se due si accordano, ci sono io e Silvia, due si accordano per domandare qualcosa sulla terra, e tu hai detto che questa preghiera d'accordo tu risponderai. Se due di voi si accordano per domandare qualcosa sulla terra, io ascolterò la vostra preghiera. Quindi l'unica cosa è che dobbiamo essere d'accordo. Quindi che cosa faccio? Uso la parola di Dio. Tu l'hai detto, noi siamo qua e siamo d'accordo. Quindi siamo certi che tu ascolterai la nostra preghiera. Certi, è una chiave per avere le preghiere risposte velocemente. Un'altra chiave che Dio ci dà, noi la troviamo in Giovanni 15:7. Primo passaggio che ho ricevuto nella mia prima Bibbia quando avevo 13 anni. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete vi sarà fatto. Dite com'è, quel che volete. Quel che volete sono solo le cose grandi. Guariscimi dal cancro, aiutami a scuola. Quel che volete sono anche le cavolate. Quel che volete. Qual è la condizione? Dimorare in vuol dire essere dentro qualcosa. Adesso tu sei dentro la chiesa, se tu fossi fuori dalla chiesa tu vedi quello che c'è qua dentro, ma se tu sei qua dentro cosa vedi? La batteria della chiesa, il pulpito della chiesa, le sedie della chiesa, le persone della chiesa. Quindi dimorare in Cristo non vuol dire credere in Cristo da fuori. Dimorare in Cristo vuol dire essere con Cristo, vuol dire vedere Cristo in tutte le cose che fai, la parola di Dio dovunque sei, perché sei dentro di Lui. E quando tu sei in Cristo, tutto quello che vedi attorno a te è Cristo. Se tu dimori in me, e le mie parole dimorano in te. Quindi tu sei in Cristo e le sue parole, un po' la matriosca, tu in Cristo e le sue parole dentro di te. Dice, questa è la condizione per domandare qualsiasi cosa. Una volta una persona, io stavo evangelizzando, mi ha detto, allora devo domandare a Dio anche se posso salire un gradino o meno. Io ho detto, qualsiasi cosa. Chissà che Dio adora coccolarci. Perché? Noi chiediamo a Dio solo delle cose, a volte noi chiediamo a Dio cose così ridicole che quel mondo che sta morendo là fuori con il Covid ti sembri quasi ridicolo, no? Ma Lui vuole rispondere anche a questo. Molte persone in questa nazione dicono, ma figurati Dio con tutto quello che ha da fare. Avete mai sentito questa? Ma figurati Dio con tutto quello che ha da fare se gli vado a chiedere cose così. Questa persona non ha capito niente di Dio, perché Dio è Dio. Non è che se Lui fa una cosa, non dice, guarda, non può curare la gente col Covid perché oggi è qui che mi sta dando un bicchiere d'acqua, quindi non glielo posso chiedere perché perde tempo. Dio non è un uomo. È come dire, tu hai due figli, chi ha figli qua? Tu hai due figli, un figlio all'ospedale e l'altro cosa fai? Non gli dai da mangiare? Dici, tu lo mangi perché tuo fratello ha più bisogno di te, all'ospedale tu non mangi. Se sei un buon genitore non porterai il cibo a quello che va tutto bene e andrai anche più spesso all'ospedale con quello che va tutto male? Se noi che siamo umani lo possiamo fare, cosa fa? Dio si aiuta, dice allora Dio non può benedire l'Italia perché l'Italia è un paese ricco, allora Dio vive in Africa. Dov'è Dio? In Italia non c'è, negli Stati Uniti neanche si fa vedere. Questo è Dio che noi crediamo? O è un Dio che può coccolare il suo figlio che dice, papà, ho bisogno di un cioccolatino. L'altro magari in ospedale, ma io ti darò il cioccolatino perché io ti amo. Io ti amo e se per te va bene un cioccolatino per dirti che ti amo, io ti amo. Mentre mi sto preoccupando delle cose gigantesche, mentre mi sto preoccupando delle cose gigantesche, a te va il cioccolatino perché sono un buon padre. A volte chiediamo, non so voi, ma io ho già chiesto cose a Dio che ho anche vergogna di dire che ho chiesto, di quanto erano ridicole, futili. Ma chissà che Dio risponde anche alla nostra futilità, perché Lui è un buon padre. Lui ama vedere la nostra faccia quando noi diciamo, wow, non è che morivi senza quello, non è che senza quel cioccolatino morivi. Però era quello in più, è quasi un occhiolino, è come se Dio dice così, vedi che io so quello che ti piace? Magari tu hai solo pensato e dici mi piacerebbe davvero avere questa cosa, neanche hai fatto una preghiera, hai solo detto sarebbe proprio bello e d'un tratto ti arriva quello che tu hai solo detto che sarebbe bello e tu non capisci in quel momento che Dio ti ama, che ti ascolta, che ha visto che quel desiderio ridicolo che avevi, non racconti neanche a nessuno di quanto era ridicolo, ma Lui è lì per soddisfare anche le minime cose, perché Lui è un buon padre che cura chi ha bisogno e cura anche chi non ha bisogno. Amen.
Dio vuole coccolarti. Io sento, mentre stavo predicando nel primo gospel, ho detto, questa sarà una settimana dove sto chiedendo a Dio di coccolarti molto, di darti delle cose futili anche, che però sono tue, sono preziose, sono importanti, sono belle, che per te è importante. Magari un altro avrebbe detto, vabbè, cosa c'entra? Niente per quell'altro, ma per te era importante. Amen. Quella piccola parola. Vi ricordate Natanaele, uno dei miei preferiti nella Bibbia? Quando Gesù lo guarda e gli dice, ciao Natanaele, ti ho visto sotto l'albero. E Natanaele dice, tu sei Dio, sei il Messia! Io se Gesù mi avesse detto, Roslyn, ti ho visto sotto l'albero, io avrei detto, e allora? E io ti ho visto per la strada. Perché Natanaele si è convertito? Ti rendi conto che si è convertito? Ti rendi conto che Natanaele si è convertito perché uno gli ha detto ti ho visto sotto l'albero? Cioè non c'è una conversione così stupida nella Bibbia come quella di Natanaele. Natanaele, racconta la tua testimonianza. Ero sotto l'albero e Gesù mi ha detto che mi ha visto lì. Pensa agli amici che dicono, e quindi ti sei convertito così? Sì, lui è il Messia! Come è Messia? Solo perché, addirittura se tu vai a leggere, Gesù stesso gli dice, ma credi solo perché ti ho detto che ti ho visto sotto l'albero? Cioè anche Gesù era spaventato, anche Gesù non era pronto a uno che si converte perché dice ti ho visto sotto l'albero. Anche lui gli dice, ma Natanaele, ma cioè, credi che sono il Messia solo perché ti ho visto sotto l'albero? Di cosa aveva bisogno Natanaele? Era uno che nessuno lo calcolava, di sicuro era uno che era lì e nessuno lo vedeva. Sai quelli che sono invisibili, che la dice, sto male, mi sembra di essere invisibile. E probabilmente Gesù ha detto, per me non sei invisibile, ti ho visto, ti amo. Ognuno è uno, Dio saprà come raggiungerci e come dimostrare che Lui è pazzo di noi, fino al punto di morire su una croce per dire io ti amo. Amen. E prego che questa settimana Lui ti coccoli proprio, tanto, tanto, tanto. Allora, amen. Veniamo in un'altra chiave che ci dà la parola di Dio. In Marco 11:25 dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Sta dicendo che quando noi non perdoniamo, si blocca. Pietro dice addirittura che il marito che tratta male la moglie, le sue preghiere sono impedite in cielo. Vuol dire, non passano. Questo vale anche il contrario, la moglie che tratta male il marito. Magari sei lì e dice, sto digiunando! Non funziona, né digiuno, né la preghiera, niente, se tu non perdoni. Prima di pregare, analizza sempre il tuo cuore. Se c'è qualcosa contro qualcuno, ah ma io non sento di perdonare. Nessuno sentirà mai di perdonare. Siamo nella stessa barca, ma tu fai una scelta e dici, Dio, io voglio liberare questa persona, mi fa male, ci penso, ma io voglio mettere nelle tue mani, io voglio decretare che amo questa persona, non voglio pensare male, non voglio assolutamente, tu sei Dio, fai tu, io libero, così che le tue preghiere sono volano. Amen. Vedete il passaggio che lui dice prima di questo che ho letto, in 11:24 dice, perciò vi dico tutte le cose che domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. E subito dopo lui dice, ma se devi perdonare qualcuno, prima chiedi perdono. È il passaggio che viene proprio prima. Lui sta dicendo, puoi chiedere in preghiera qualsiasi cosa, se tu crederai di aver ottenuto, è un'altra chiave, quando chiedi, si chiama la preghiera di fede, io credo che se ho pregato nel nome di Gesù ho già ottenuto, anche se non lo vedo. E dice, ma se fai questo, prima devi perdonare, perché se non hai perdonato, quella preghiera, perché vedi, lui dice il 24 prima del 25, quella preghiera non funziona se non hai perdonato. Ma se hai perdonato, puoi chiedere qualsiasi cosa, dite com'è qualsiasi cosa. Sta dicendo, tutte le cose che domanderete pregando, tutte le cose, qualsiasi cosa, prima era qualsiasi cosa, tutte le cose, però prima controlla se nel tuo cuore tu non hai rancore con nessuno, perché questo blocca le tue preghiere. C'è gente che non sa perché le preghiere sono bloccate, a volte perché c'è rancore dentro il tuo cuore, non sale. Amen? Perché Dio dice, se tu vuoi chiedere una cosa a me, prima devi avere un cuore come il mio, lascia andare le persone, perdonali, amali. Amen? Queste sono alcune chiavi, ci sono molte altre, ma queste sono alcune chiavi perché tu possa avere risposta della tua preghiera.
Credo che è così. E inizia già a confessare. Quando ti dicono, ma allora cosa succederà? Ho saputo che ti hanno licenziato. E tu dici, sì, ma io prima di Natale avrò il migliore lavoro della mia vita, il migliore contratto della mia esistenza. E dicono, ma davvero? E chi è che ti assumerà? Non lo so, ma qualcuno mi assumerà, perché ho già ricevuto per fede. Allora, no, sono incinto di questo lavoro. Se ti chiedono, tu dici, io sono incinto di un lavoro per dicembre. È ovvio che c'è una differenza tra ripetere, credo che sarà così, credo che avrò. Questo è tu umano che stai facendo una dichiarazione di fede e nel mondo spirituale ha un valore, perché stai liberando nel mondo spirituale, ha un valore. Ma è diverso quando Dio ti dice, è così, perché quando Dio ti ha detto tu hai una convinzione, una pace che non devi più pregare. Non hai bisogno di intercedere per questo. Se ti dicono, ma non pregherai per tua madre? No, sono convinta. Io anni fa ho ricevuto la convinzione piena che tutta la mia famiglia si sarebbe convertita. Io pregavo per loro fisso. Signore, prego per mio padre, per mia madre. Pregato per mio padre 15 anni, perché non avevo la fede che si fosse convertito, si sarebbe convertito. Mai. Ho detto, questo non si converte. Non avevo. Fino a che poi Dio è Dio e si è convertito. Ma c'è stato un giorno, mentre ero qui, dove ho pensato a loro e mi era venuta una grande nostalgia e ho ricevuto questa parola da parte di Dio. Vivrai tutta la vita lontano da loro e tutta l'eternità insieme a loro. Mai più ho pregato per neanche un membro della mia famiglia. Io sono certa che tutti loro conosceranno Gesù. Cioè, non ho ancora ricevuto tutto davanti a me, ma io sono convinta che è già così, perché è qualcosa che Dio ha impresso dentro di me, quindi non devo più pregare. Mentre per mio padre io continuavo a pregare per 15 anni, non avevo ancora questa convinzione che è venuta dal cielo. Amen? Quando Dio mi ha detto così, ero convinta, non sapevo come, quando, perché, cosa avrebbe fatto, ma lui lo avrebbe fatto, perché è una convinzione sovrannaturale data dallo Spirito di Dio dentro di noi. Si chiama fede. Ti arriva ed è tua e non te la ruba nessuno, perché quello che viene da Dio vince il mondo. Amen. Adesso voglio concludere con quest'altra preghiera, la preghiera di Jabez. Chi conosce Jabez nella Bibbia? Chi ha mai sentito parlare di questo personaggio? Ok, siamo in due, oggi vi presento Jabez. Ok? Jabez. Allora, chi ha mai letto il libro delle cronache? Il primo capitolo. Come sono i primi 7 capitoli delle cronache? Eh? Quello, figlio di quello, figlio di quello, figlio di quello, figlio di quello, che è figlio di quello, nipote di quello, che ha avuto non so quanti figli, figlio di quello, figlio di quello, figlio di quello, nipote di quello. Dopo il primo capitolo tu... E dice, ma perché devo leggere? Una volta ho detto, ma signore, ma perché abbiamo lasciato questi 7 capitoli qui? E lui mi ha detto, perché il nome di ogni persona per me è importante. Ognuno, tutti, viene registrato. Io ho detto, vabbè, allora continuiamo. Quello di quello, figlio di quello. Però mentre tu sei lì che stai leggendo, figlio di quello, nipote di quello, figlio di quello, nipote di quello, nipote di quello, figlio di quello, d'un tratto appare Jabez e cambia. E così è fuori dal coro questa storia nel libro delle cronache. Nel capitolo 4, dal verso 9 e 10, dice così: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. Guarda che preghiera specifica! E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Allora, il nome Jabez è colui che porta dolore. Immagina questo bambino mentre è cresciuto. Colui che porta dolore, vuoi giocare con me? Uno dice, beh, io non voglio mica giocare con uno che porta dolore. Penso che non volevano giocare. Andiamo a mangiare insieme, colui che porta dolore. È pronto il pranzo, colui che porta dolore. Io mi immagino come sia cresciuto questo ragazzino. Con colui che porta dolore, colui che porta dolore, un incubo. Fino a che lui cresce e fa una preghiera. Aveva gli altri fratelli con dei nomi tranquilli. Nella Bibbia era molto comune che il nome aveva a che fare con la circostanza. Un po' come gli indiani. Sapete la storia degli indiani? Che arriva un giorno un bambino, guarda la mamma e il papà indiani e dice: mamma, papà, ma
Ma come mai? Com'è che noi diamo il nome alle persone che nascono? E il papà ha detto, beh, semplice, quando nasce un bambino, noi guardiamo fuori dalla tenda e se c'è un bel sole, noi lo chiamiamo bel sole. Se c'è pioggia, lo chiamiamo pioggia che cade. Se c'è un animale, lo chiamiamo animale che passa. E lo guarda e gli dice, perché me lo chiedi, piccolo cane che fa la caca? È più o meno così, la Bibbia è su questa linea, su quella linea lì. Quindi questo povero ragazzo, la madre già fai male, già soffri quando hai un bambino. Si vede che lei ha sofferto proprio tanto, che addirittura l'ha chiamato colui che porta dolore. E questo ha passato tutta la vita, colui che porta dolore, vieni colui che porta dolore. Io mi immagino, no, quello là porta dolore, oggi avremo la portagliella. Non lo voglio avere. E lui cresce, fa una preghiera meravigliosa e dice, Yabes invocò il Dio di Israele dicendo, benedicimi, benedicimi, parla bene di me, Signore. Ti prego, allarga i miei confini, fammi crescere, fammi andare dietro. Sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che non debba soffrire. Cioè il mio nome parla di sofferenza, ma io so che tu puoi cambiare la mia storia. Signore, cambia la mia storia. Quanti di noi siamo cresciuti con tu sarai così, tu non farai questo, la tua vita fa schifo, vedrai che finirà male, vedrai che uno così. Quante persone durante la nostra storia ci hanno detto tu così, tu cos'ha, tu così, tu cos'ha. Noi dobbiamo avere la certezza che il Dio che ci ama può cambiare la nostra storia e chiedere a Dio di cambiare la nostra storia e dire, Signore, tutta la vita mi hanno detto che ero una persona inconcludente, io alzo le mie mani e dico benedicimi Dio del cielo e fa che diventi una persona che porta a compimento tutto quello che inizia. Amo la storia di Yabes che nasce così in mezzo alle cronache, perché dice fu più onorato dei suoi fratelli. Perché lui non ha accettato la condizione in cui era, ma lui ha detto il mio Dio può cambiare la mia storia. E gli ha detto se tu parlerai bene di me, anche se tutti parlano male, anche se il mio nome è un nome che parla del male che posso portare, tu puoi cambiare la mia storia. E io prego che oggi tutti noi possiamo fare la preghiera di Yabes dicendo benedicimi Dio. Mi dicono che io non ce la farò, ma benedicimi Dio, perché se tu mi benedici io ce la posso fare e non c'è nessun titolo, nessuna parola detta che potrà cambiare il mio destino. Allarga i miei confini, anche se nessuno crede in me, fai la differenza. E la Bibbia dice, e Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Guardate che preghiera specifica ha fatto. Non ha detto, Signore aiutami. Ti prego, guarda, lui dice, voglio essere benedetto, voglio che tu allarghi i miei confini, voglio che la tua mano sia con me e che tu mi preservi dal male in modo che non debba soffrire. Signore, non voglio soffrire. E Dio incomincia la sua storia. È stato più onorato dei suoi fratelli che non avevano sopra di loro un marchio. Perché anche se hai avuto un marchio, il Dio della Bibbia che ti ama te lo può togliere e può mettere a una tavola imbandita davanti a chiunque ti ha chiamato porta dolore. Adesso Yabes era l'uomo che portava benedizione e non dolore. Amen. Alziamoci. Noi siamo in un tempo di preghiere e di digiuno. Ti aspettiamo, penso che sai che stiamo facendo la preghiera qua in chiesa tutti i giorni alle 7, sempre più bello dal vivo. Io ero a Roma e poi a Napoli questa settimana. A Roma abbiamo fatto una prayer breakfast con molti politici pro Israele e anche con tante altre persone. È stato veramente un momento storico per l'Italia, veramente storico, perché voi sapete che la Bibbia dice chi ti benedice sarà benedetto. E alcuni, non so neanche quanto credevano o meno, ma è uscito dalla loro bocca benedizione per Israele. Mentre c'erano le porte dell'inferno lì fuori, c'era qualcuno, più di uno, c'erano più politici diversi, uno credo di sinistra e gli altri di destra, comunque c'erano,
E hanno detto benedizione per Israele, benedizione per Israele. E ogni volta che aprivano la bocca e dicevano queste cose in Parlamento, io dicevo, Dio, neanche sanno il potere spirituale. Stiamo benedicendo Israele, io aspetto buone notizie per l'Italia. Chi ti benedice sarà benedetto, dice così la Bibbia. Quindi, fantastico, e io ho seguito la preghiera, mi alzavo ogni mattina alle 7, ma essere qui è diverso, indipendentemente di come vada la preghiera. È l'idea di dire, ho un appuntamento con Dio, io vado lì, io vado a cercarlo, io faccio un passo verso di Lui e sono qui alla Tua presenza, non importa dove sono, adorare Dio, cercarlo. Lo so, a volte dirai non ho voglia di dormire, anch'io ce l'ho. Ma noi dobbiamo cercarlo sempre. Il Signore ci ha detto che in questo tempo chiunque entrerà in questo, perché non è che dice siamo in digiuno e preghiere funziona. Funziona se lo fai, non è che funziona così. È come la Bibbia, c'è una Bibbia a casa. E non è che basta avere la Bibbia a casa, devi leggere la Bibbia. Ma se tu entri in questa idea di usare le chiavi che Dio ti ha dato, tu cambi la storia. Cambi la tua storia, la storia dei tuoi figli, chiama i tuoi figli, inizia a dire, anche sai quando soffrono bullying a scuola, hanno detto che io non valgo niente. Tu inizi a dire, io voglio decretare invece nel nome di Gesù, io proibisco che queste parole entrino nel tuo cuore, tu hai valore, sarai una persona meravigliosa, conquisterai, farai, riempi. Tu puoi proibire, liberare. Quando vai per la strada, a casa tua, inizi a dire, io proibisco che ci sia questo nella mia città, nella zona dove abito, io libero la presenza di Dio, io chiamo la presenza di Dio in questo posto, io chiamo la presenza di Dio in questo quartiere, io chiamo la presenza di Dio in questa casa, io chiamo la presenza di Dio sui miei vicini. Io chiamo la presenza di Dio. Tu puoi fare la differenza con la tua preghiera. Dio si fida di più di noi di quanto noi stessi. Amen. E ricordati che quando tu sei immerso nella sua presenza, Lui aprirà il cielo per te. Sempre. Ah, ma non succedono cose brutte. Certo. Ma Lui è con noi anche quando camminassimo nella valle dell'ombra della morte. Amen. Io vorrei invitarti a fare la preghiera di Yabes con me. Una preghiera specifica, chiedendo a Dio di benedirti laddove tu dici, questa cosa è... Sempre mi dicono che io sono così, che non arrivo mai, che non faccio mai, che non sono bravo. Inizia a dire, dovunque qualcuno ha messo un titolo, un rotolo su di te, tu inizi a dire, Signore benedicimi. Perché se tu mi benedici, non è che Yabes non si chiamasse figlio del dolore, colui che porta dolore. Ma lui stava chiedendo a Dio di cambiare la sua storia. Alza la tua mano e fai questa preghiera. Signore, hai cambiato la storia di Yabes. Cambia anche la mia. Grazie che mi hai dato delle chiavi del regno dei cieli. Grazie che ho autorità per legare e slegare. Mi stai chiamando a governare con te dovunque io sia. Nel mondo spirituale. Il diavolo sa che sei un governatore. Anche tu lo devi sapere. Grazie per la tua volontà. Grazie che mi stai dicendo, ricordati di pregare sempre e non stancarti. A volte ci stanchiamo, a volte è difficile. Ma noi sappiamo, Signore, che non preghiamo per conquistare niente che tu non abbia già conquistato. Noi preghiamo per cambiare la storia. Molti pensano che devi pregare per conquistare l'amore di Dio. Non hai bisogno, Lui è già stato conquistato da te. Lui già ti ama. Lui ti ha amato per prima, prima che diventassi anche credente, Lui già ti voleva bene. Noi non preghiamo per conquistare niente, noi preghiamo per governare con Lui. Noi preghiamo per legiferare con Lui. Noi preghiamo perché siamo l'unico popolo sulla faccia della terra che ha autorità per entrare nella presenza del Re e portare altra gente tramite Gesù. Siamo gli unici che abbiamo la chiave che è Gesù. Inizia a dire, cambia la mia storia. Anche se sei qua oggi per la prima volta, fai questa preghiera, cambia la mia storia. Il Dio di Yabes, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio della Bibbia. Tu puoi cambiare la mia storia, Signore. Puoi cambiare il mio carattere. Puoi cambiare la mia vita. Chiedi in un modo specifico, non solo la mia vita, dice, puoi cambiare per favore la mia vita in questo? Puoi cambiare il mio matrimonio in questa cosa di cui ho bisogno?
ma puoi anche chiedere a Lui delle cose per gli altri banali e per te importanti. E questa settimana Lui ti riempirà delle sue coccole, perché Dio è Dio e Lui ama la sua chiesa, Lui ama la sua famiglia, Lui ama i suoi figli, Lui ti ama. Signore, io prego per una settimana di coccole per la tua chiesa. Realizza anche il minimo. Chiedi a Dio in un modo molto specifico quello che vuoi. E disse: secondo la tua volontà io vorrei questo. Ho bisogno di questo, mio Dio, mio Padre. Credi di aver già ottenuto. Appena hai fatto questa preghiera, Dio, credo che tu stai ascoltando la mia preghiera. Colui che ha fatto l'orecchio non è sordo. Io credo. Rispondi, mio Padre, tu che sei Dio di tutte le cose. Apri gli occhi delle persone che non si vedono. Apri gli occhi delle persone che si sentono solo dei brutti anatroccoli. Apri gli occhi delle persone che pensano solo di non aver valore, mentre tu hai messo nelle nostre mani un potere che non possiamo misurare, dicendo: le chiavi del regno sono vostre, sono le chiavi di casa sua, perché il regno dei cieli è casa sua. E Lui ti dice: tieni le chiavi, puoi entrare a casa mia, puoi entrare alla mia presenza e puoi anche decidere le cose che avverranno e che non avverranno nella tua città, e puoi impiantare il regno dei cieli qui. Noi ti adoriamo, Signore, sei meraviglioso. La grazia che abbiamo è meravigliosa. Nel nome di Gesù, cambia questa situazione con mia madre, Signore. Diglielo. Cambia questa situazione a casa mia. Te lo chiedo, benedicimi, Dio. Metti la tua mano su di me. Allarga i miei confini. Allarga i miei confini. E fa che io non debba soffrire. Benedicimi, Dio. Metti la tua mano su di me. Allarga i miei confini. Dovunque io sia bloccato, bloccata. E fa che non debba soffrire. Questa è la nostra preghiera oggi. Cambia la nostra storia, Dio. Tu hai pieni di pace, giustizia e prosperità. Fai prosperare la tua casa, apri i nostri occhi, copri la tua chiesa nel nome di Gesù con le tue coccole. Questa è la nostra preghiera di oggi. Perché tu sei Dio e lo sarai per sempre. Noi ti adoriamo. Benedicimi, Dio, metti la tua mano su di me e fa che non debba soffrire. Iabes fu onorato più dei suoi fratelli. Quando tu metti la tua fiducia in Lui, non nelle cose, non nelle persone, Lui ti onorerà. Amen. Dio ti vuole onorare, fidati di Lui. Lui non delude. Che Dio continua a benedirvi, che la grazia, l'amore di Dio, la sua bellezza, la sua grandezza, il cielo, tutte le sue coccole, tutte le sue parole gentili, tutto il suo cuore vi copra durante tutta questa settimana. Che sia una settimana coccolosa per ognuno che ci sta seguendo live, per ognuno che è qua. Signore, i dettagli, io ti prego di realizzare in un modo specifico, di realizzare i dettagli, le preghiere, le piccole cose, perché sappiano che tu li ami nel nome di Gesù.
Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.